Buongiorno ragazzi e benvenuti a tutti ad un nuovo Wolfroo, ovvero Spiro 3 Year of the Dragon, l'anno del dragone. Senza ulteriori indugi direi di iniziare la nuova partita. Tanto di tempo per parlare ne avrò abbastanza. Adesso c'è un lungo filmato di introduzione, quindi ve lo lascio godere appieno. Aspettiamo un attimo qui. Ok. Abbiamo catturato le uova, Vostra Altezza, tutte quante. Eccellente! Forse è della stoffa dopo tutto. Ora va a proteggere i tunnel. Non lasciare passare nessuno. Dove sono le uova? I varchi si sono aperti nell'altro lato del mondo dei draghi. Abbiamo trovato alcune uova, ma erano troppo pesanti. L'altro lato del mondo? I mondi dimenticati. Spiro, devi andare. Solo tu puoi passare attraverso i varchi. Sì, andiamo! Trova le uova e riportacele, Spiro! Sei la nostra unica speranza. Tranquilli! Posso parlare? Sì, posso parlare. Che bello, inizia l'avventura. E quindi, questa è la nostra prima scrimata di caricamento. E oh, ragazzi, che bella canzoncina, che bel livello! No, davvero, sono davvero contento di iniziare questo gioco. Era dai lontani tempi di Harry Potter e la Camera dei Segreti che volevo iniziarlo. Solo che purtroppo non riuscivo a trovare un'immagine del gioco che non fosse taroccata e che quindi mi facesse finire il gioco al 100%. L'ho trovata qualche anno dopo. A dire il vero, già un po' di tempo che l'ho trovata. Solo che mi sono sempre trovato a fare altri Wolfroo e non ho mai avuto occasione di fare questo. Quindi diciamo che sono molto soddisfatto. Ok, in questo gioco troveremo le uova di drago che sono state rubate. Quindi iniziamo a vedere il primo. Isabelle. L'uovo più difficile da trovare del gioco, questo, eh. Vediamo, iniziamo con i tutorial alla scassa minchia. Ciao Spiro, per guardare a sinistra o a destra, premi il tasto L2 o R2. Per centrare velocemente la telecamera alle tue spalle, premi il tasto L1 o R1. Ah, questo non lo sapevo. Attorno, tieni premuto il tasto triangolo. Ah, bravo che hai fatto tutto un riepilogo generale, così non me li devo sorbire più di una volta. Ok, per girare, per centrare, vabbè. Ora c'è un dialogo, il primo dialogo con Bianca, uno degli antagonisti del gioco, che però poi non si rivelerà tale. Muti. Quindi sei tu quello che deve salvare le uova, eh? Tu, guardate com'è. Peccato. Maiuscolo.
Se ci tieni alla pelle, Drago, faresti meglio a girare i tacchi e strisciare indietro per il buco da cui sei venuto. Ora queste uova appartengono a noi. Da cui sei venuto, dai. E le sono nascoste così bene che non troverai neanche se le cercassi per miei. Ho già trovato il primo che stava davanti a me. E comunque, anche se riuscissi a trovare un uovo, i nostri soldati perfettamente addestrati si sbarazzerebbero di te e lo riprenderebbero. Io non vedo nessun soldato qui intorno. Sono stata chiara. Se ti ripesco qui, sarò molto, molto arrabbiata. E la cosa non ti piacerà per nulla. Ok, quante idiozie sono state dette nell'arco di un minuto? Allora, le uova sono nascoste benissimo. Sì, infatti questo qui era molto difficile da trovare. Per non parlare dei soldati addestrati, di cui io non vedo neanche l'ombra. Ah, ok ragazzi, quindi l'antagonista del gioco è la maga, e quella lì era la sua apprendista scema, incapace. E noi dovremo trovare tutte le uova di drago, oltre ovviamente alle carissime gemme. E niente, questo gioco è secondo me il più bello della saga di Spyro, insieme anche a Hero's Tale. Vediamo se qui riesco a fare questa cosa. Ah, mannaggia. Uffa, ce l'avevo fatta. Ok, questo l'ho visto una volta fare in un video, così mi risparmio di andare da Hunter prima. Sì, alla fine facevo prima a fare tutto il giro, però non mi interessa. Ah, perfetto. Ok, qui c'è il riccone. In questo gioco infatti ci saranno ben 4 personaggi secondari, uno per ogni mondo, che dovremo liberare pagando ovviamente sto scemo. Quindi iniziamo il dialogo. Spiro, cielo, che sorpresa vederti qui. E da quando abbiamo sconfitto Ripto ad Avalar, abbiamo, che non ci incontravamo. Sottolineiamo, abbiamo. Beh, gli affari hanno iniziato ad andare male da quando sei partito. E chi te le dava tutte le gemme? Mi sono trasferito qui e sono a rompere i coglioni. Con la maga locale, donna adorabile, sembra che ami molto i draghi. Vuole uccidermi se non lo sai, comunque. La maga mi ha chiesto di sorvegliare Sheila il canguro. Credo che se tu avessi un po' di soldi potrei lasciarla fuggire. Sarebbe un ottimo animale da compagnia. Non lo metto in dubbio, guarda. Ok, andiamo a conoscere quando è cambiato Hunter nel corso dell'ultimo anno. Ciao Spiro, ho appena trovato uno di quei portali magici che conducono in un altro mondo. E proprio qui dovrai volare per attraversarlo. Premi il tasto X per saltare e ancora X mentre sei in aria per volare. Seguimi. Ma non era il tasto croce. Ma hai distrutto tutto quello su cui mi fondavo. Ho visto luccicare qualcosa in quella grotta laggiù. Andiamo a vedere. Puoi arrivarci librandoti. Per librarti, premi il tasto triangolo al termine della planata. Hai distrutto tutto quello in cui credevo con quel tasto X. È il tasto croce. Traditore. Oh, quasi dimenticavo. Ho trovato quest'uovo. Ah, così. Nel bel mezzo del nulla. E dove lo tenevi? Le tasche non le hai. Coltrane, come Robbie Coltrane, l'attore che fa Hagrid. Ok, ora andiamo giù, dove incontriamo un altro fottuto tutorial. Questo è un potenziamento super volo. Ogni qualvolta lo noto. Per un potenziamento come questo, potrai volare per un po'. Ok. Così non mi dice nient'altro? Vabbè. Ok, qui le gemme le prendo dopo. Alla fine farei prima ad andare a piedi. Cioè, a piedi, per terra. Amy. O ami. Mi ami? Evidentemente no. Ok, ora prendiamo tutte le gemme. Ah. Comunque ora vi spiegherò un po' come saranno organizzati i livelli. Ci sarà sempre un livello di un personaggio secondario, più altri 4 livelli normali, il livello circuito e il boss. In alcuni livelli normali ci saranno delle aree secondarie, dei personaggi secondari, a cui avremo accesso solo se li sbloccheremo. Quindi io dovrò più di una volta tornare indietro. Dovrò prima completare il livello casa, poi sbloccare personaggio secondario e poi tornare indietro nel mondo precedente. Sì, qua volevo prendere la vita, ma ho fatto una cazzata. Ovviamente ora
Tornare nel mondo precedente non si può fare perché questo è il primo mondo. Però dopo dovremmo farlo. Uffa, perché mi sono messo... Già... Ok, ho capito, va. Oh, finalmente ce l'ho fatta a prendere questa vita. 5 vite. Anche in questo gioco incontreremo dei personaggi a cui diremo tante parolacce sicuramente. E ci sono anche i punti abilità. Ah, andiamo un attimo qui. La tua telecamera di gioco si trova nella modalità passiva. La telecamera si muove più lentamente e sei tu a controllarla. Se vuoi, posso cambiare la telecamera di gioco in modalità attiva. In modalità attiva, la telecamera si muove più velocemente. Sì, io non voglio essere passivo. La telecamera si muoverà più velocemente ora. Se non ti piace, vieni da me o cambiala tu stesso usando il menu Opzioni. Opzioni. Ok, questo è uno dei pochi tutorial utili davvero del gioco, dato che la telecamera passiva è veramente scomoda. Oh, qui c'è un uovo, con l'incornata. Liam, quello dei One Direction, credo. E infatti piange, poverino. Ah, come avete potuto vedere abbiamo già tutte le abilità del... che abbiamo acquisito nel vecchio Spiro, quindi senza spendere soldi, senza costi aggiuntivi. Andiamo, cosa vuole dirci questo qui? Devo andare ad una festa alla casa Tiki, ma sono in ritardo e il portale per casa mia non funziona più. Forse il portale verrà riattivato se recuperiamo qualche uova ancora. Ok, Rocky, quando vai lì salutami Apollo Creed. Ok, quindi ci sono anche dei portali che per essere attivati hanno bisogno di un certo numero di uova. Qui ce ne sono solo due. Vediamo che mi vuole Hunter. Di vedere un uomo in fondo al lago. Ti pare sempre Andrei di vedere qualcosa. Prenderlo io stesso, ma non mi voglio bagnare la pelliccia. Forse potresti farlo tu. Per immergerti, fallo premi tu. Il tasto quadrato quando sei in superficie. Per caricare sott'acqua tieni premuto il tasto quadrato. Tasto quadrato. Sì, ma non sono un bambino, non mi parlare come come se parlasse di un neonato. Che cavolo. I punti abilità però in questo gioco a me piacciono di più perché esce la scritta concesso punto abilità, il che è più figo. Spiro, un incarico speciale per Spax, vediamoci dopo Zoe. Ecco, oltre ai quattro personaggi secondari ci saranno anche dei livelli di Spax che finalmente si rivelerà utile, fino a un certo punto però, e che quindi questo gioco sarà decisamente più lungo del suo predecessore. Per il quale, se controllate la playlist, per completarlo ci ho messo più di 5 ore. Quindi, questo qui, chissà quanto tempo mi prenderà. Bruce, mettiti la maschera di Batman, Bruce. Oppure no, fai come vuoi tu. Ah. Ok, gemme. Vediamo se il livello è completato. Spero di sì. Certo che sì. Ok, 400 su 400, a questo punto direi di andare già a liberare Scilla. Il livello è completato. Tanto chi è che ce lo vede? Andiamo a parlare con Moneybags, riccone. Una fortuna per tenere in gabbia Scilla il canguro. Questa combina guai deve aver causato un sacco di problemi alla povera maga. Sì. Mi pagassi un piccolo... contributo, potrei involontariamente. Sì, abbiamo capito il concetto. Ok, io però ogni volta che Briccone ci trova a far pagare qualcosa vi farò sempre sentire la risposta negativa, perché rispetto all'altro gioco sono molto più esilaranti. No, grazie. Beh, non ti preoccupare Spiro, Scilla non sarà in prigione per sempre. La maga dovrebbe farla giustiziare giovedì prossimo. Ma oggi è sabato, quindi qualche giorno me lo posso anche prendere. Dai, no, ribelliamola subito. Sì, certo. Spiro. Adoro la tua dolce ingenuità. Me le ricordo a memoria i dialoghi di questo gioco. Potrebbe essere la tua rovina un giorno. Ma per il momento mi sto rendendo ricco. Sei troppo prevedibile. Oh.
Spero che apprezzi il favore che ti faccio lasciandoti uscire. Sei gentile, nessun rancore, eh? Certo, dopotutto sto solo facendo il mio lavoro! Mi sembra di capire che tu sia uno di quei draghi. Certo, sono Spiro. Non avrei mai creduto di vederne uno. Dominavate il mondo intero, poi all'improvviso siete scomparsi. Puff! I draghi vivevano qui? Non lo sapevi. Dicono che fosse un migliaio di anni fa, mi pare. E se ne sono andati? Certo, e la cosa strana è che dopo che se ne sono andati, tutta la magia del mondo è scomparsa con loro. Cioè, dicono che in questo mondo ci fosse magia da vendere. Foreste musicali, pietre dei desideri, quello che vuoi. Ma scomparsi i draghi, si è esaurito tutto. Per questo alcuni portali non funzionano. Sì, anche loro iniziano a scomparire uno dopo l'altro. Beh, devo tornare a casa a fare un po' di faccende. Vieni a trovarmi quando vuoi. E noi invece andremo a trovarla, tra virgolette, nel prossimo video, perché ormai direi che è già troppo lungo, quindi inutile divulgarci ancora. Ok, noi ci vediamo nella seconda parte, quindi ciao ciao!